In marcia contro i rifiuti tossici, in migliaia, un fiume in piena, come dice lo striscione che apre il corteo, c'è scritto Stop Biocidio, quasi un neologismo per denunciare il criminale avvelenamento del territorio. E poi le foto, i ritratti dei commissari di governo durante l'emergenza rifiuti e le immagini dei bambini morti, delle tante vittime dei tumori generati, secondo studi e ricerche, dagli sversamenti illegali della camorra. Rifiuti tossici e nocivi, diossine, piombo, benzene, finiti sottoterra, veleni che hanno inquinato il territorio. Una manifestazione sotto la pioggia per le strade del centro di Napoli. Ci sono i comitati, i cittadini, studenti, medici, amministratori, le bande musicali, i tamburi della zona di Giugliano. C'è anche la bancarella dei veleni, una dimostrazione olfattiva di cosa si prova a vivere nelle terre dell'inquinamento. I cittadini campani scendono di nuovo in piazza contro la catastrofe ambientale, sfilano i gonfaloni dei comuni di Napoli, Caivano, Fratta Minore e Casoria, la geografia della cosiddetta terra dei fuochi. C'è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e delegazioni venute dal nord Italia. Qualcuno ha portato i prodotti tipici dell'agro casertano, prodotti danneggiati dai veleni. La voce che si alza dal corteo chiede l'immediata bonifica dei territori. In prima fila il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, che ha fatto sua la battaglia contro l'inquinamento. Bisogna cambiare passo, non si può andare avanti così, siamo arrivati veramente a qualcosa di insopportabile, ormai le cose che bisognava sapere le abbiamo sapute, per tanto tempo si è taciuto, per tanto tempo si è negato l'evidenza, per tanto tempo per la verità tanta gente anche ci ha mentito, ci ha ingannati, ci ha traditi e adesso per la verità veramente basta, speriamo di scrivere una pagina nuova della storia della nostra regione. Un fiume in piena di persone ha sfilato per Napoli e il popolo inquinato dimenticato dalle istituzioni, ha dichiarato il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli. Il Parlamento italiano ha detto deve convocarsi d'urgenza e dare risposte concrete ad un dramma sanitario e ambientale che non ha precedenti.